Una nuova puntata del venerdì sera, ben ritrovati a tutti al voto per una tornata elettorale del 7 di novembre. Si sta completando questa tornata elettorale di ottobre, quella del 3-4 di ottobre, con il ballottaggio di domenica e lunedì, due grandi comuni, Cosenza e Siderno, e poi c'è questa tornata del 7 novembre per i comuni commissariati che stanno per uscire dal commissariamento e parleremo approfonditamente di questo. Grazie alla presenza in studio di Salvatore Valerioti, che se sindaco di San Giorgio Morgeto è ricandidato a primo cittadino, e parleremo anche di Africo con la presenza in studio di Mimmo Modaffari, e certamente cercheremo di conoscere anche meglio quali sono i progetti, i programmi per i prossimi 5 anni, e per parlare anche di questa tornata elettorale del 7 novembre, che è già entrata nel vivo, sono state già presentate le liste. Africo in alto e la lista guidata da Mimmo Modaffari, già dirigente della regione Calabria, tra l'altro un collega giornalista pubblicista, un grande nostro amico. Ci diamo tranquillamente del tu in questa puntata televisiva, perché con Mimmo ci conosciamo da tanti tanti anni, è un piacere ospitarlo nei nostri studi. Conosciamo anche Salvatore Valerioti, perché è stato con noi già in passato, sempre nelle puntate di Al Voto al Voto, e abbiamo anche avuto modo di seguirlo nella sua attività amministrativa passata, ma anche quella di questi ultimi anni interrotta dopo 3 anni e mezzo di lavoro, alla quale cercheremo di ripercorrere quelle che sono state le tappe più importanti. Sarà una puntata ricca dunque per quanto riguarda questi due candidati che sono pronti per questo voto del prossimo 7 di novembre. Iniziamo subito con Mimmo Modaffari, che si candida a sindaco ad Africo in un momento sicuramente molto difficile. Ricordiamo questo commissariamento. Mimmo, questa scelta perché nasce? Nasce sicuramente dall'esigenza di sognare un ritorno alla democrazia per Africo. Io in questa difficile sfida sono stato molto sollecitato, ed è accanto a me, negli studi Santoro Criaco, che guida la lista di Africo in alto. So che è una sfida difficile, però è un sogno quello di restituire la democrazia. Tiene presente che Africa paga lo scotto di ben 3 commissariamenti, di 44 mesi di commissione straordinaria a seguito di scioglimenti per infiltrazione mafiosa. Io lo voglio dire pubblicamente: da questi studi io conosco i tre sindici dell'ultimo periodo di Africa, e mi riferisco al presidente Maviglia, prima sciolto e poi Sì. reinserito dal TAR. Mi riferisco all'avvocato Domenico Versace, mi riferisco al dottore Francesco Bruzzaniti, In ordine di tempo, l'ultimo sindaco di Africa. d'ultimo, e posso assicurare sicuramente che sono tre bravissime persone per bene, persone che hanno amministrato con grande spirito di sacrificio. Questa legge sugli scioglimenti è una legge che colpisce le piccole comunità. Io lo voglio ricordare: Africo adesso è accomunato da due comunità, in un unico comune, e figurati tu se vanno a trovare, diciamo, i legami parentali in due ceppi, diciamo, comunitari, quello di Africo e quello di Casinuovo, piccole entità, insomma, di piccole comuni di mille abitanti. Le radici, capisci tu, non possono essere, diciamo, quelli, Certo. però lo voglio ribadire.
e testimoniare la mia solidarietà a questi ultimi tre sindaci che hanno fatto bene. Il presidente Maviglia poi è stato reintegrato dal TAR, ma Versace e Bruzzanite hanno pagato lo scotto diciamo, dello scioglimento, essendo due bravissime due persone per bene. Grazie Mimmo, parleremo poi approfonditamente di Africa, l'Africa del futuro, quello dei prossimi 5 anni, che ritorna dunque al voto il 7 novembre. Salvatore Valerioti, già sindaco prima del commissariamento, il primo commissariamento nella storia di San Giorgio Morgedo, che ha lasciato l'amaro in bocca al sindaco Salvatore Valerioti, che stava portando avanti un ottimo lavoro, quasi di 3 anni e mezzo, un lavoro che va ripreso, Salvatore, con obiettivo comune per San Giorgio. Ecco perché ha deciso di tornare a ricandidarsi a sindaco, Salvatore. Grazie a Nicodemo Barillaro, grazie a Telemie per l'invito, buonasera a tutti i telespettatori. Io ho ritenuto un diritto dovere ricandidarmi, perché San Giorgio ha bisogno di rinascere, di risalire, di rivivere, e noi dobbiamo dare ai miei concittadini questa speranza e questa certezza. Obiettivo comune nasce nel 2016 per perseguire davvero la crescita sociale, economica e culturale della nostra comunità, e adesso noi dobbiamo riprendere un percorso assolutamente interrotto. San Giorgio Morgedo è un paese di grande civiltà, di grande cultura, non ha nulla a che fare con mafiosità o fenomeni deteriori del genere. Il Consiglio Comunale di San Giorgio Morgedo è stato sciolto sulla base di un'inchiesta, di un'indagine che non ci ha per nulla riguardato, un'indagine che ha riguardato la Valle d'Aosta e non aveva nessuna implicazione sulla mia amministrazione. La mia amministrazione comunale è stata caratterizzata per la chiarezza dei suoi comportamenti, non c'è stato nessun tipo di infiltrazione. Purtroppo scontiamo anche noi i limiti di una legge iniqua che non ammette il contraddittorio. È una legge sbagliata che speriamo possa essere modificata, ma anche per questo noi oggi abbiamo deciso di ricandidarci. Noi daremo spinta al nostro impegno, daremo forza e passione come abbiamo sempre fatto. Lo slogan che ci siamo dati è passione, continuità e riscatto. La passione che ci ha sempre contraddistinto e che non ci ha mai consentito di abdicare al nostro ruolo, di girare le spalle alla nostra comunità, che io intendo oggi e sempre difendere come una comunità di gente onesta e laboriosa. Grazie Salvatore, poi parleremo naturalmente anche dei 3 anni e mezzo di amministrazione, di questo nuovo progetto per rilanciare San Giorgio Morgedo nei prossimi 5 anni, e poi conosceremo anche nelle prossime puntate anche l'avversario di Salvatore Valerioti, Marrapodi, che sarà l'avversario in questa tornata elettorale del 7 di novembre. Riparliamo di Africa. Mimmo, perché Africa in alto? Perché ha bisogno di essere rivitalizzata questa cittadina, perché quello che è accaduto in questi anni, dobbiamo dire, un po' ha creato diciamo all'interno della popolazione anche un certo allontanamento dalla politica. Dobbiamo dire che non è stato bello quello che è accaduto, troppi commissariamenti hanno un po' allontanato la gente, credo che non è stato nemmeno tanto facile formare una lista. Sì, hai detto bene Nicodemo, Africa in alto ha proprio il significato proprio di rinascita, di rivitalizzazione di un tessuto sociale fortemente lacerato, sul quale ha inciso pesantemente la mano degli scioglimenti. Africa in alto significa anche, diciamo, le nostre radici. Noi puntiamo anche come amministrazione a riqualificare i nostri borghi antichi di Africa e di Castelnuovo, ma Africa in alto significa anche Aspromonte, significa anche, diciamo, la mano di una risorsa importantissima che abbiamo ad Africa, e lo voglio dire, Africa in alto si chiama anche, diciamo, in onore di Gioacchino Criaco, che è una vera nostra risorsa nel tessuto sociale africese. Non lo devo dire io che è Gioacchino Criaco, ma
diciamo per i cittadini di Africa, sicuramente non solo per i cittadini di Africa, sì, è sicuramente un'ottima risorsa. Africa in alto si chiama proprio pure per questo, perché diciamo anche lui con l'associazione, con Insieme per Africa, hanno rivitalizzato quello che è il nostro tessuto connettivo, diciamo, di radici forti che stanno nel nostro essere. Africa, lo sai, paga lo scotto, diciamo, di un'alluvione, di un allontanamento da una parte della Spromonte sulla Marina. Abbiamo dovuto trovare ospitalità e radici in un altro lembo di terra che adesso è marina. Io oltre a sognare Africa in alto, io sogno pure Africa Lido, lo voglio dire veramente. C'è una bellissima scogliera ad Africa, non dimentichiamolo, un bel pezzo di mare, ma poi soprattutto Africa, che ha vissuto in questi anche lo spopolamento, purtroppo, con tanti comuni. Poi parleremo anche di questo, le misure che cercherete di mettere in campo qualora sarete voi a governare per i prossimi 5 anni, Mimmo. Grazie. Salvatore, da dove ricominciare? Perché è stato interrotto questo vostro cammino, che era iniziato diciamo in maniera straordinaria, con tanti progetti. Avete valorizzato tantissimo San Giorgio Morgeto, c'è questo castello che è un po' l'attrazione della città. Bisogna un attimino riprendere quel cammino. Da dove si ricomincia allora, qualora San Giorgio deciderà che sarà Salvatore Valerioti il prossimo sindaco per i prossimi 5 anni? Sì, io ti ringrazio della tua domanda, che mi consente di dare anche un quadro un pochino esatto della situazione che abbiamo lasciato. Guardate, noi in 3 anni e mezzo di amministrazione riteniamo di aver fatto davvero tanto. Avevamo anche informato i cittadini di quello che è stato il nostro lavoro, realizzando un opuscolo proprio a 3 anni dalla nostra amministrazione. Ed è da lì che ricominceremo. Noi abbiamo dato impulso e vigore alle attività culturali del nostro paese, abbiamo iniziato una rivitalizzazione turistica. Ricordo a me stesso e a tutti la straordinaria riuscita delle giornate FAI di primavera, che poi abbiamo replicato in autunno, con oltre 5.000 visitatori in una giornata. È una cosa importante, perché San Giorgio questo è: San Giorgio è un posto da vivere, da visitare e da godere per quanto riguarda le sue attività. Ma non solo, e non soltanto questo, noi abbiamo lasciato nelle casse del Comune circa 6 milioni di euro in finanziamenti ottenuti, solo sul castello e sul convento quasi 3 milioni di euro finanziati. Abbiamo rimesso in moto il finanziamento, la progettazione sul parcheggio, quasi altri 2 milioni di euro, quindi abbiamo rimesso in moto una serie di progetti importanti per la crescita di San Giorgio Morgeto, e da qui ripartiremo. Perché molte cose rispetto a questi argomenti sono state riprese dai commissari, sono state riavviate, ma saremo noi a realizzare questi progetti e ci impegneremo in fondo, fino in fondo daremo ogni goccia delle nostre energie perché questi progetti vengano finalmente iniziati e completati. Questo è fondamentale per la crescita del nostro paese. E lo è da tutti i punti di vista. Io voglio ricordare che si è interrotto un percorso virtuoso che stavamo iniziando, dove eravamo già ben avviati rispetto all'inserimento di San Giorgio Morgeto nei borghi più belli d'Italia. Noi avevamo ricevuto il sopralluogo dei dirigenti di questo club nazionale, eravamo a buonissimo punto. Questo è il primo dei miei punti programmatici. La prima delibera che io farò sarà questa di riprendere l'inserimento di San Giorgio Morgeto nei borghi più belle d'Italia, perché ne abbiamo le caratteristiche e con i progetti che andremo a realizzare saremo pienamente inseriti e definitivamente nei borghi più belli d'Italia. Da qui io intendo ripartire. Grazie Salvatore, bene, stiamo mantenendo ottimamente i tempi, proseguiamo così abbiamo la possibilità di sviluppare meglio anche quelli che sono i programmi per il futuro delle cittadine. Vi ricordo, a beneficio di chi si fosse messo in visione solo adesso, che ci stiamo occupando di San Giorgio Morgeto ed Africa, pronti a questo ritorno alle urne il prossimo 7 di novembre, il tutto in diretta dallo studio centrale di Telemia per questa nuova puntata di Al Voto Al Voto. Mimmo, quanto è ferita questa città di Africa da questi commissariamenti?
Tu dici ferita, io ribadisco lacerata. Io auspico che dalle elezioni del 7 di novembre possa uscire un'amministrazione che riesca a riconnettere questo tessuto fortemente lacerato, perché Africo è una comunità laboriosa, Africo vuole ripartire, Africo purtroppo anche Marina paga lo spogliamento, insomma, dei giovani costretti. Noi abbiamo un'alta percentuale occupazionale di immigrazione cosiddetta tra virgolette scolastica, perché i nostri giovani trovano soltanto sfogo, trovano soltanto occupazione emigrando al nord a trovare lavoro nel comparto della scuola. Le nostre iniziative saranno essenzialmente puntate verso l'obiettivo di restituire, diciamo, serenità e di restituire sicurezza e legalità a questa comunità fortemente, fortemente lacerata, ma che vuole partire, e vuole partire con lo slogan di Africo in alto. Nei primi 100 giorni, se io sarò eletto sindaco di Africo, aggrederemo i problemi che vanno subito dalla riapertura del campo sportivo. Chi mi ha preceduto ha parlato del primo atto deliberativo. Io come primo atto penso di fermare e sono sicuro di fermare la convenzione di un finanziamento per la riapertura del campo sportivo, ma subito dopo andare a una problematica che abbiamo vissuto in questi giorni con Santoro Criaco, andando in giro per il paese facendo una campagna di ascolto, perché tu devi pensare che con Santoro Criaco abbiamo fatto una campagna di ascolto per mettere insieme una lista, andando nei bar, sentendo i cittadini, perché purtroppo questo tessuto fortemente lacerato non aveva più partiti di riferimento, non aveva più circoli culturali, non aveva diciamo momenti di aggregazione sociale a cui diciamo fare la nostra proposta politica. Un altro dei punti essenziali che cercheremo di mettere subito subito a fuoco è quello della riqualificazione del lungomare. Purtroppo paghiamo anche qui, diciamo, tanti anni di commissariamento che non hanno. Anche il lungomare va rivitalizzato, sì. Diciamo, ci sarà necessità degli interventi. Sì, sicuramente io so per... Anche perché le mareggiate, gli eventi alluvionali hanno creato. Hanno creato, però io, noi come amministrazione sogniamo diciamo il lanceremo dal comune di Africo, se io sarò eletto sindaco, la proposta del consorzio della scogliera. Il consorzio della scogliera significa mettere insieme il comune di Bianco. Io auspico e auguro che Bianco a giugno abbia una nuova amministrazione comunale, così come per poter conurbare insieme le nostre idee insieme a Bianco e spingendoci anche a Brancaleone per creare una rete di servizi, certo. E per cercare di mettere in campo qualcosa che abbia di turismo, che abbia di occupazione in questo settore. Il sogno della riqualificazione del lungomare è anche quello di aprire due bretelle, una a nord e una a sud, in modo che possiamo mettere subito in campo un piano spiaggia dove insediare le attività balneare che diano sfogo all'imprenditoria, soprattutto giovanile, in questo, e
poi l'altro problema che abbiamo visto con Santoro Criaco, la forte carenza di acqua, la forte carenza di acqua. Questo è un problema da risolvere. Questa è un'altra criticità da risolvere. Che da subito aggrediremo. Comunque sono tutte criticità già evidenziate, che già avete toccato con mano, poi parleremo anche di altro con Mimmo Modafari. Allora, Salvatore, c'è un mix di giovani e di esperienza nella sua lista. Ci parli un attimino di questo obiettivo comune per San Giorgio, come è stata la campagna elettorale, come sarà nei prossimi giorni fino al voto di questo 7 di novembre. Poi conosceremo meglio anche il suo avversario qui nei nostri studi, lo inviteremo per un faccia a faccia e capiremo anche quale sarà il progetto per San Giorgio dell'avversario di Valerioti. Beh, la mia lista non nasce dal nulla, è una lista improntata nel segno della continuità amministrativa. Molti dei candidati si sono ricandidati e poi ci sono stati degli innesti del mondo soprattutto giovanile. È una lista variegata, rappresenta le professioni, rappresenta l'associazionismo, il mondo imprenditoriale, il mondo studentesco, è veramente una lista composita. Gli esperti siamo pochi, alcuni di noi hanno fatto parte del precedente Consiglio Comunale, ma comunque sono tutte persone giovani. L'esperienza ce la mettono i più anziani, compreso me, insomma, che ormai ho abbastanza esperienza politica. Non è stato difficile, devo dire, non è stato assolutamente difficile mettere in campo una lista, perché San Giorgio sentiva, i sangiorgesi sentivano e sentono la voglia di riscattarsi rispetto allo scioglimento. Non abbiamo incontrato grandi difficoltà, la campagna elettorale sarà dura come tutte le campagne elettorali, ma siamo pronti ad affrontarla. Naturalmente noi immaginiamo una campagna elettorale tranquilla, corretta, basata sui temi e portata avanti attraverso il confronto sui programmi e non sulle dicerie o altro. Rispetto a questo saremo molto attenti e vigili, perché ci sono già avvisaglie, come dire, di tortuosità, di complicazioni a livello di campagna elettorale, ma sapremo respingere ogni tentativo di mestare nel torbido in una campagna elettorale che vogliamo assolutamente tranquilla e serena. Rispetto a queste cose lavoreremo, siamo impegnati nella preparazione, la stesura definitiva del programma, che passerà, come ho già detto, attraverso la continuità e la ripresa del lavoro già intrapreso. Certo. Non dimentichiamo che San Giorgio Morgeto è all'interno del Parco Nazionale d'Aspromonte, quindi anche questo è un fattore molto importante. Noi andremo a breve, immagino, ad inaugurare il centro visita dell'ente Parco Nazionale d'Aspromonte, che finalmente è una creatura che vede la luce adesso dopo 20 anni circa di progettazione, di programmazione. Finalmente l'andremo ad inaugurare, anche questo sarà un argomento importante. Ci sono in corso altri finanziamenti, altre cose, ci sono programmazioni intraprese, progettazione anche per il nuovo campo sportivo e peraltro, però l'insegna che noi dovremo dare è questa della continuità, e la continuità si sviluppa all'interno di una comunità importante, una comunità che ha sofferto per questo scioglimento, ma che ha saputo reagire, perché San Giorgio Morgeto è un tessuto sociale forte, enorme, c'è un impegno sociale importante da parte dell'associazionismo, del terzo settore, del mondo del volontariato, della parrocchia. San Giorgio non è un paese lontano, arido, è un paese dove si vive perfettamente la civiltà, la cultura e la solidarietà. Su questa base noi andremo avanti e intendiamo proseguire questo percorso. Al di là della ferita, tu hai parlato di ferita, la ferita inferta a San Giorgio è una ferita pesante. San Giorgio non aveva abitudini di questo genere. San Giorgio è una comunità alta, una comunità culturalmente elevata, dove la legalità è sempre stata portata avanti da tutti, da tutta la popolazione e anche dalla mia amministrazione. Quindi feriti, colpiti, ma non affondati, pronti a reagire e a riprendere il ruolo
ruolo che la mia comunità, che il mio paese, che San Giorgio merita e al quale noi daremo atti di indirizzo e riusciremo a condurre. Grazie, grazie Salvatore Valerioti. E Mimmo, la tua lista, un mix di esperienza con Santoro Criaco, ma soprattutto anche qualche giovane importante che vuole lavorare per il bene comune. Ecco, la campagna elettorale come la state affrontando in questa fase? State incontrando la gente, le richieste anche che vi fanno in questo periodo? Sì, io ribadisco ancora, la nostra è stata una campagna di ascolto, abbiamo sentito le esigenze della nostra comunità e facendo la lista, facendo il programma abbiamo cercato di recepire queste esigenze. Per quanto afferisce la lista composta, è un mix di esperienza, tu facevi bene a ricordare l'esperienza di Santoro Criaco alla quarta consigliatura, insomma, in seno al comune, ma abbiamo la presenza di due donne che vengono dal mondo della scuola e si sono volute impegnare in prima persona, ma abbiamo anche un giovanissimo bomber della squadra, Giovanni Gligora, un ventenne pieno di entusiasmo e pieno di energia. La figura più giovanile all'interno della lista, sì, 20 anni, una prima esperienza. Alla prima esperienza, ma ci sono anche belle professionalità, abbiamo anche Giochino Mollica da 40 anni nel sociale. Giochino Mollica è uno conosciuto da tutti, non solo ad Africa, per l'alta socialità, per l'alto volontariato che ha nel contesto, diciamo, sociale di Africa. Ma abbiamo anche Francesco Favasuri è un tecnico, un agronomo molto quotato, molto qualificato, ma abbiamo anche persone come Salvatore Criaco che si vogliono impegnare nel mondo sociale, nel mondo imprenditoriale. Abbiamo giovani come Pasquale Morabito, che è un giovane imprenditore. Abbiamo anche Giuseppe Priolo, da tutti conosciuto come Pinuccio Priolo, un giovane imprenditore che sempre ha fatto leva sulle proprie forze. Voglio guardare un attimino per non dimenticare nessuno, perché tutti hanno dato il loro contributo alla formazione della lista. Voglio ricordare anche Morabito Santoro, che è un giovanissimo che ha dato una fortissima adesione, su cui noi puntiamo molto per la sensibilità che ha nel sociale, ma soprattutto nella voglia di mettersi al servizio della comunità africese in segno di riscatto. Quindi voglio ricordare le due donne, le due insegnanti che stanno a fianco nostro, io prima le ho menzionate, si tratta di Lucia Bruzzanite e di Favasuli Francesca. Questo è il novero della nostra lista, è un mix di esperienza, ma non soltanto esperienza, è un mix anche di entusiasmo. C'è grande entusiasmo con i giovani. Un mix che vuole fare. Grazie Mimmo, l'entusiasmo è importante, soprattutto quello dei giovani, si sa il contributo che possono dare, perché è importante in qualche modo coinvolgerli in questa fase importante che vive la città. Salvatore, questo progetto paese per San Giorgio Morgeto, che guarda ai prossimi 5 anni per quel rilancio definitivo, ecco, come saranno i primi mesi di lavoro, qualora sarà ancora Salvatore Valeriota a guidarla questa San Giorgio Morgeto? Beh, immagino che ci attendano mesi di duro lavoro, perché dovremo riprendere da dove abbiamo iniziato, e le cose da fare sono tante. Io intendo intanto ringraziare i commissari che hanno gestito in questi anni il Comune di San Giorgio, con i quali io ho avuto, come dire, il piacere anche di collaborare in maniera assolutamente tranquilla, perché non abbiamo mai smesso, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda i componenti della mia lista, di ragionare e di badare al bene comune del mio paese.
lavoreremo a tutto tondo su tutto quello che c'è da fare. Voglio ricordare fra l'altro che noi abbiamo lasciato un comune dal punto di vista finanziario in ottime condizioni, queste condizioni sono state consolidate anche dall'attuale gestione, sono iniziati anche l'avvio di alcuni dei nostri progetti. Occorrerà lavorare tutti insieme per questo rilancio, insieme alle agenzie educative, insieme alla scuola. Voglio ricordare fra le altre cose, fra i risultati da noi ottenuti nei 3 anni e mezzo di amministrazione, il ritorno all'autonomia scolastica per il mio paese. Grazie all'impegno di tutti, grazie a quello che ognuno di noi è riuscito a dare, e qui voglio ricordare l'opera incessante della mia vice sindaco di Annalisa Raso, che si è ricandidata ed è qui a fianco a me, che si è occupata della scuola insieme a tutti gli altri componenti. Il mondo femminile nella mia lista è assolutamente ben rappresentato e darà impulso, perché sanno essere molto presenti sul territorio e sanno anche lavorare. Quindi continuità assoluta e spinta a che il lavoro intrapreso possa ripartire. Deve ripartire sul piano assolutamente culturale, turistico, perché il Paese questa vocazione ha. Non possiamo inventarci nulla, non dobbiamo fare dei grandi sogni, dobbiamo portare avanti, dobbiamo riuscire a collocare San Giorgio Morgeto fra i borghi più belli d'Italia, meta di un turismo intelligente, di un turismo colto e importante. Questa è la vocazione del mio paese. E rispetto a questo attueremo tutte le misure necessarie e importanti a che questo avvenga. È un paese da risistemare per molti aspetti, ma San Giorgio non parte da zero. San Giorgio non è una cattedrale nel paese, è un paese bello, interessante, bello da visitare. C'è un mondo imprenditoriale e della ricettività che cresce, c'è un mondo dell'enogastronomia che cresce, San Giorgio viene visitata spesso, c'è un'olivocultura importante con delle grandi aziende che sono il fiore all'occhiello della produttività, della produzione olivicola mondiale. Queste cose noi intendiamo sviluppare e portare avanti nel nostro percorso. Bene. Per questo chiediamo l'aiuto e il sostegno di tutti i nostri concittadini. Bene, Mimmo, c'è una cittadina Africo che deve ripartire. Tu prima citavi il problema dell'acqua, il problema dello stadio comunale, il problema del lungomare. È importante trattenere i giovani che purtroppo lasciano la Calabria, lasciano Africo, ma è un discorso che riguarda un po' tutto il Mezzogiorno d'Italia, per cui di lavoro ce ne sarà tantissimo. Sì, di lavoro c'è pochissimo, però noi… Lavoro come amministrazione comunale, qualora sarai tu a guidarla, mi riferivo, sì. Poi chiaramente di lavoro ce n'è poco e i giovani sono costretti, no. Hai perfettamente ragione. Se tu parli di lavoro in termini occupazionali, purtroppo il lavoro è una criticità endemica in Calabria, nella Ionica in particolare, ma io credo che se sarò eletto sindaco di Africo avrò un gran lavoro da fare. Le energie e l'entusiasmo non mi mancano e non ci mancano. Chiedo e rivolgo e faccio appello ai miei concittadini, ai miei compaesani, affinché si recano alle urne e con il loro voto ci possono tributare l'omaggio a spingerci a fare meglio, a far ritornare la democrazia ad Africa. Io credo che questi 44 mesi, lo ribadisco, abbiano inciso molto in termini di democrazia. Il paese dal punto di vista anche del decoro urbano è fortemente compromesso. Io lo voglio ribadire che partiremo anche rivitalizzando e rimettendo in piedi un progetto di decoro urbano per Africa, ma credo e voglio pubblicamente da questa sede ringraziare la triade di commissari che hanno sostanzialmente guidato in questi ultimi
23 mesi, però Africa va amministrato dagli africesi. Lo dico, io uso il termine africese, Africa va amministrato dagli africotti. Noi siamo qui, io lancio l'appello. Vogliamo la fiducia degli africesi affinché noi possiamo democraticamente. C'è grande voglia di democrazia. Sì, sì, c'è voglia di democrazia. Abbiamo diciamo, e la sfida che abbiamo accettato con Santoro Criaco è stata proprio quella che ci ha spinto a restituire la democrazia ad Africa. Ma quanto vi preoccupa questo fatto che ci possano essere sempre un attimino i riflettori accesi su Africa? Visto tanti commissari. Guarda, a me preoccupare questo a un candidato come Modafferi, che bene o male conosce anche le problematiche della città, perché a me sostanzialmente non mi preoccupa nulla, perché io se sarò eletto la mia azione amministrativa sarà sicuramente improntata sul principio della legalità. Io mi sono anche candidato per far ripartire Africa, per portare Africa in alto, per partire soprattutto dei giovani, per partire dal mondo della scuola, per educare le nuove generazioni. È uno dei punti più fondamentali, oltre a quello diciamo dello sport e della cultura, per me sono le attività diciamo oratoriali che dovranno avere i giovani, partendo dai giovani, partendo dal mondo del volontariato, educando questi bimbi a crescere nel rispetto dell'istituzione e della legalità. Credo che questo impegno a me sinceramente non mi spaventa affatto, perché sono fortemente motivato a far crescere tutti, a far ripristinare i crismi della legalità. Lo voglio ribadire, che se ne possa dire, Africa è un paese laborioso e Africa paga fortemente diciamo lo sradicamento di un tessuto connettivo dovuto all'alluvione del 1951, sì. Ma io credo che Africa abbia tutte le caratteristiche, abbia tutte le potenzialità, ma abbia soprattutto persone per bene che lo possono veramente portare in alto. Ecco il significato vero di Africa in alto. Grazie Mimmo. Salvatore, parliamo un attimino delle casse comunali. Diciamo questo commissariamento ha interrotto la vostra attività amministrativa portata avanti per quasi 3 anni e mezzo. Che tipo di comune ti aspetti di trovare qualora Salvatore sarai richiamato a guidarla questa città? Hai un po' un'idea di come la situazione economica finanziaria? Sì, certo, diciamo che l'ho già detto prima e intendo ribadirlo. Noi troveremo un comune sostanzialmente sano, con quelli che sono comunque i problemi di tutti i comuni. Non c'è una grande situazione debitoria, certamente non siamo in una situazione di dissesto nel modo più assoluto. Sono aumentati gli introiti per le casse comunali, che poi si sono rallentate per il Covid, però noi troveremo una situazione di cassa già in atto buona, discreta, che ci consentirà di fare la nostra azione amministrativa con una certa tranquillità. Io questo l'ho verificato, questa è la situazione attuale e anche su questo è stato fatto un buon lavoro, ripeto, dalla triade commissariale. Questa sarà la base che ci consentirà di lavorare. Io, permettetemi un attimo di ringraziare intanto tutti i componenti della mia lista che hanno con fiducia aderito al nostro progetto e voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della precedente giunta e della precedente consigliatura e che comunque non sono presenti. Questa è la base sulla quale ripartire, in piena osservanza di norme, leggi e regolamenti, che non è mai mancata. Noi abbiamo agito sempre alla luce del sole e sempre seguendo le indicazioni dei responsabili delle nostre aree. Noi abbiamo svolto un ruolo politico di indirizzo, ma altri sono state le operatività che non ci hanno riguardate se non sul piano dell'indirizzo politico. San Giorgio deve crescere su questo, deve crescere
su quella che è la propria base, l'artigianato, in cui voglio ricordare tutti gli artigiani di San Giorgio, il turismo e la cultura sono le direttrici per lo sviluppo del nostro paese. L'inizio del lavoro del convento, guardate, un convento meraviglioso che noi abbiamo riaperto dopo 20 anni, anche questo io intendo ricordare, noi dopo 20 anni di chiusura siamo riusciti ad aprire e di rendere fruibile alle visite un pezzo importante del nostro convento, il convento dove ha studiato Tommaso Campanella, la rivisitazione del castello, il nuovo progetto sul castello che prevede anche la costruzione di un anfiteatro naturale bellissimo, in una location bellissima che consentirà anche di ospitare manifestazioni culturali importanti. Questo è San Giorgio, questo è il nostro paese, io voglio che San Giorgio venga ricordato per questo e questa sarà la scia, la guida, la linea direttrice della mia azione amministrativa, non altro. Noi dovremo dimenticarli questi anni di buio, questi anni di mancanza di rappresentatività popolare, noi dobbiamo ripartire ed essere eletti, ci dovrà essere un sindaco che finalmente interpreti i bisogni pieni e totali della cittadinanza. E su questo poi occorrerà anche aprire un dibattito rispetto alla politica. Questa legge va cambiata, non è possibile che si cada sempre in questa sorta di tranello burocratico. La politica non può fare orecchie da mercante rispetto a queste cose. I sindaci sono abbandonati a se stessi e lo sono ancora in misura maggiore i sindaci delle piccole comunità. Anche questo è un ragionamento che dovrà essere ripreso, ma per riprendere questo ragionamento dovremo riprendere la crescita del paese. Noi dovremo dimostrare quello che siamo. Non abbiamo nulla da temere, dovremo andare a testa alta con forza della nostra sangiorgesità. Noi siamo sangiorgesi e San Giorgese è una persona importante, è una terra di cultura e cari concittadini, io su questo vi chiedo il consenso perché dobbiamo riscattare quest'onta che abbiamo ricevuto. Quindi stateci vicini in questa campagna elettorale, non ci fate mancare il vostro sostegno come già stiamo vedendo, ma è importantissimo, è un momento cruciale, è la svolta vera della crescita del nostro paese. Grazie Salvatore. E Mimmo, volevo ricollegarmi a questo ragionamento molto articolato da parte di Salvatore Valerioti, ma questa legge va veramente cambiata perché ha penalizzato Africo, ha penalizzato cittadine come San Giorgio Morgeto, è stata un po' una doccia fredda, inaspettata, dobbiamo dire, con un percorso amministrativo straordinario, quello che stava portando avanti il sindaco di San Giorgio, adesso candidato negli anni scorsi, ma questa legge va cambiata perché sta penalizzando le comunità, sta allontanando la gente, si incomincia ad avere poca fiducia. Cosa sta succedendo? Qual è il tuo pensiero soprattutto? Sì, certamente va revisionata, va cambiata nei punti cardine, non è possibile che possano esserci degli scioglimenti soltanto per legami parentali. In questo senso già ci sono progetti di legge che vanno nella revisione. Voglio ricordare quello dell'onorevole Dettore, ma voglio ricordare anche quello di molte associazioni che insistono in provincia di Reggio. Va cambiato non solo diciamo la legge sullo scioglimento, ma va anche cambiata la norma che afferisce alle interdettive. Non è possibile che cittadini laboriosi, imprenditori agricoli, imprenditori zootecnici che da 30 anni portano avanti le loro aziende di allevamento, che soltanto nell'ultimo periodo si facciano raggiungere da interdittive assurde. In questa direzione con me sfondano una porta aperta, nel senso che io sono per costituzione, per formazione culturale rispettoso della legalità e delle istituzioni. La mia candidatura ha anche un significato
indicato in questa direzione, ossequioso e rispettoso dell'istituzione. Però alcuni aspetti, alcune criticità che afferiscono alla legge sullo scioglimento e alle, diciamo, alle interdittive, chiedo ai nostri parlamentari che si facciano carico, e nelle sedi opportune, nelle commissioni, facciano al più presto, perché ci vuole coraggio. Che io, Santoro Criaco, Salvatore Valeriotti, siamo ancora qui a candidarci, a sfidare quasi quasi l'impossibile. C'è voluto il nostro coraggio e abbiamo trovato molto, la gente era sfiduciata. Non si poteva, se non ci fosse stata la nostra determinazione, se non ci fosse stata la nostra energia, la nostra caparbietà, non saremmo stati in grado di comporre una lista. La lista l'abbiamo fatto in nome del rispetto della democrazia. Noi chiediamo e siamo ossequiosi delle istituzioni in tutte le loro componenti, ma vogliamo che Africa sia governato da gente di Africa, da gente per bene. La mia lista è composta da gente per bene. Grazie. Invito pertanto i miei concittadini il 7 di novembre a recarsi in massa, a tributarci l'omaggio, a legittimarci a poter amministrare il comune. La nostra è una lista civica che non guarda nessun colore politico, ma guarda soltanto il nostro impegno, il nostro entusiasmo a restituire il sogno della democrazia ad Africa. Per questo chiediamo il voto, ad Africa in alto. Grazie Mimmo, entriamo nella parte finale, poi daremo spazio anche a Santoro Criaco, che ci ha raggiunto nei nostri studi per la parte finale. Salvatore, San Giorgio Morgeto come ha percepito questo commissariamento? In questa fase cosa vi chiede ad alta voce? La gente intanto non si aspettava questo commissariamento, c'è una città che naturalmente vuole di nuovo avere un sindaco, sta partecipando a quella che è la campagna elettorale per conoscere anche quelli che sono i progetti, i programmi che voi volete portare avanti. Sì, ti ringrazio di questa domanda perché mi consente di spiegare che San Giorgio è stato colpito da questa storia come un fulmine a ciel sereno. Siamo stati tramortiti, la comunità ha molto sofferto. Oggi questa comunità ci chiede di riscattarsi e noi stiamo interpretando proprio questo bisogno di riscatto della nostra comunità. Guardate, io faccio il medico, lo sapete tutti, insomma questa è la mia professione, vado nelle case, incontro i cittadini quotidianamente. La collettività, la comunità è stata veramente colpita nel proprio orgoglio e nella propria dignità. Perché le nostre comunità sono sostanzialmente oneste, nessuno discute la presenza di sacche, di criminalità e di malaffare, questo è indiscutibile, ma non è questo il tessuto vero delle nostre comunità. La comunità di San Giorgio, come tante altre comunità, è comunità di gente onesta, laboriosa, sincera, che è stata colpita, è stata ferita da questa storia, perché non si può poi fare di tutto un'erba un fascio, a maggior ragione quando queste accuse non vengono provate, rispetto a queste accuse non ti è data la possibilità del contraddittorio, tu non ti puoi difendere e questo è grave e noi oggi siamo qui per difendere e per riscattare. Noi abbiamo sentito forte la vocazione del riscatto, la vocazione alla reazione. Io sono stato invitato pressantemente a ricandidarmi, non vi nascondo che non è stato facile, non è stato semplice accettare, ho anche tentato altre soluzioni perché queste cose ti lasciano un pochino interdette, ti lasciano colpiti, ti creano problemi. Se io non avessi avuto una famiglia che mi abbia sostenuto, una comunità che mi è stata vicina, perché io la comunità mia l'ho sentita vicina da subito, non c'è stato nessuno che mi abbia dato delle accuse, mi è stato chiesto però da subito di riscattarli e quindi questo è il mio compito importante.
importante. Attraverso la mia candidatura, attraverso il sacrificio di 12 giovani che porteranno avanti il voto per questo simbolo, io intendo riscattare questa comunità. Questo è l'unico motivo che mi ha portato a ricandidarmi. Ho tante altre cose da fare, non ricerco null'altro dalla politica, è solo la voglia di riscatto e di continuità per fare rinascere e riscattare l'orgoglio e la dignità dei miei concittadini e della mia comunità. Stiamoci vicini, amici miei, adesso il momento è difficile, è delicato, ma noi ce la faremo come ce l'abbiamo sempre fatto, e col vostro aiuto noi torneremo a fare grande e a liberare la nostra San Giorgio. Grazie. Grazie Salvatore. E Mimmo, ti sei incontrato con i commissari ultimamente per fare un po' il punto della situazione, anche per avere contezza anche qui di come la situazione anche economica? Tu tra l'altro hai un'esperienza da dirigente regionale, poi sai quanto sarà pure difficile a livello burocratico, no? Cercare di trovare la convergenza giusta con gli enti sovracomunali, ecco un po' com'è la situazione. Guarda, per quanto attiene a questa... A questa domanda io con i commissari non ho avuto incontri formali, nel senso che sono stato 2 o 3 volte in comune per gli adempimenti relativi alla presentazione della lista, ho incontrato qualche volta la dottoressa Fragomeni, che fa parte della triade, con la quale abbiamo scambiato qualche idea, insomma, sulle criticità in genere della Calabria. Per quanto afferisce invece la parte finanziaria dei conti, non mi sono minimamente occupato, perché dico sicuramente se ci sarà il passaggio delle consegne e se io sarò sindaco, insomma, sarà uno degli adempimenti che dovrò fare sicuramente. Non so da quello che ho potuto percepire, da quello che ho potuto sentire in questi giorni, non, situazione di dissesto finanziario non credo che io abbia sentito, bisogna guardare nelle pieghe del bilancio per vedere un pochino i conti. Ti posso dire che la legge sugli scioglimenti mette a disposizione da parte dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa un budget finanziario per farle ripartire, e noi questo budget finanziario lo utilizzeremo al massimo per aggredire quelle che sono le prime criticità. Grazie. Noi prima di salutare Salvatore Valerioti, poi chiuderemo la puntata anche con la presenza di Santoro Criaco, e la chiuderemo parlando ancora di Africo. Salvatore, noi ci ritroveremo sicuramente nelle settimane prossime, perché ci sarà questo confronto con l'avversario Marrapodi, speriamo che poi contatteremo Marrapodi e accetterà questo confronto. In ogni caso, ci parli in questa parte finale di quelli che saranno i prossimi impegni elettorali di questi giorni, iniziative, e dobbiamo dire che state mettendo in campo una serie di iniziative anche per cercare di far capire meglio quali sono i punti programmatici che state mettendo in campo per i prossimi 5 anni, poi recupereremo questo discorso nella prossima puntata. Certo, noi cominceremo, abbiamo già iniziato di fatto, e devo dire che i miei candidati sono stati e sono bravissimi, soprattutto i più giovani e quelli meno esperti, perché stanno battendo il territorio a tappeto, non c'è famiglia che non abbiano già raggiunto, e io sono molto felice di questo. Noi cominceremo domenica mattina con la presentazione ufficiale della lista, e la faremo nel centro del paese, la faremo in uno dei palazzi, Palazzo Cassone, che è fra i più belli che ci sono a San Giorgio. L'abbiamo scelto anche perché, insomma, è autunno, non sappiamo il tempo come va, però vogliamo essere nella piazza, nel cuore del paese. Naturalmente ci saranno ulteriori manifestazioni pubbliche, pensiamo a gruppi di incontro, a gruppi di ascolto nelle frazioni, soprattutto nelle campagne, ma andremo casa per casa. Io già molta della popolazione la incontro quotidianamente, perché per quella che è la mia professione, ma sarò in tutte le case dei sangiorgesi, perché è doveroso da parte mia un saluto, un ringraziamento per quello che hanno fatto per noi.
è una richiesta di supporto e di sostegno, e comunque è giusto salutarli e fargli presente e fargli capire che siamo qui a disposizione della nostra comunità da sempre, come siamo sempre stati e come la gente ci ha sempre riconosciuto. Oggi San Giorgio non ha bisogno di nuovi messie o di cavalli di ritorno, San Giorgio ha bisogno di dare continuità ad un progetto, e noi incarniamo quel progetto e quella continuità. Quindi chiedo ai miei concittadini il sostegno forte e l'affetto che ci hanno sempre dimostrato e che mi hanno sempre dimostrato. Io in questo paese ci sono nato, ci sono vissuto da piccolo, svolgo la mia professione quotidianamente, oggi sento quella popolazione davvero vicina e la voglio sentire vicina fino in fondo, e gli chiedo sostegno e calore. Grazie. Grazie a Salvatore Valerioti, che lascia i nostri studi, c'ha un viaggio pure abbastanza lontano per arrivare a San Giorgio Morgeto. L'appello al voto Salvatore lo farà poi nella prossima puntata. Noi chiudiamo questa nostra puntata con Santoro Criaco, che rimane qua insieme a noi per quanto riguarda Africo. Mimmo, questo campo di calcio che bisogna in qualche modo subito ripristinare al più presto possibile, perché c'è una squadra che gioca nel campionato di promozione, e dobbiamo dire che poi tra l'altro Africo ha dei trascorsi senza dubbio che vanno ricordati sempre ad alti livelli. E poi avere, ecco qua, e noi lo salutiamo, Santoro Criaco a suo fianco, già nominato ormai vice sindaco da parte di Mimmo Modafferi, qualora sarà Mimmo il nuovo sindaco della cittadina. Santoro è un esperto, perché è stato già assessore in passato da oltre 20 anni in politica. 40, mi correggo, 40, veramente è passato tanto tempo. Buonasera Santoro e benvenuto nei nostri studi. Buonasera. Questa esperienza a fianco a Mimmo Modafferi. Buonasera dell'invito. Vi ringraziamo dell'invito che ci avete fatto. Veramente io e Mimmo Modafferi abbiamo creduto a questo progetto per Africa in Alto. E ti dico come è avvenuto questo progetto per Africa in Alto. Ci trovavamo in un ristorante noto nella nostra Bassa Ionica. Vedevamo che la gente era poco interessata. Abbiamo parlato un po'. E gli ho detto: Mimmo, ti dico una cosa, ma perché non ci mettiamo noi, che siamo due ragazzi, dico ragazzi, laboriosi, e sì. Diamo una ragazzi d'esperienza, d'esperienza, e diamo una nuova svolta a sto paese che veramente ha sofferto tanto. E ti dico tanto veramente, se incomincio dai nostri nonni, se incomincio dai nostri amici che ci siamo cresciuti, e Mimmo, veramente ora abbiamo trovato, lui perplesso, ma Santoro, no Mimmo, noi ci sappiamo fare, a noi la gente ci vuole bene, a noi la gente ci rispetta, noi dobbiamo essere l'impulso di una comunità un po' sofferta. E penso che ce la possiamo fare, ecco. Lo penso con vero cuore che ce la possiamo fare, perché lui, come dice Mimmo, dice sempre: ma a te la gente d'Africa ti vogliono tutti bene, a te la gente d'Africa ti vogliono tutti bene, e dice la verità. Come sono stati questi 40 anni di politica ad Africa, spesi sì. per la comunità, con diversi sindaci sì. che poi purtroppo sono stati sì. pure sciolti per infiltrazioni. Io a 20-22 anni ho fatto il vice sindaco nel mio comune di Africa, dove il sindaco era Tite Stilo, che ora purtroppo è per natura non esiste più, non c'è più. Lo ricordiamo, sì. Lo ricordiamo con affetto, ricordiamo i suoi parenti pure con affetto. Sì. Ed io praticamente mi sono preso dal ragazzino amministrato da gente anziana, io ero più ragazzino. Tite mi ha incoraggiato, ti dico la verità, mi ha incoraggiato. Lo dobbiamo cambiare. E abbiamo messo le idee, tra cui abbiamo incominciato a fare il lungomare.
Poi sentivamo la gente che si lamenta per l'acqua, che non ha acqua nelle campagne, non ha acqua nella parte alta del nostro paese. Insieme a lui abbiamo trovato un finanziamento e abbiamo fatto un pozzo artesiano, tra cui abbiamo allietato i desideri di questa gente che la mattina non sapeva nemmeno come lavarsi la faccia, e noi l'abbiamo risolto. È un problema serio. È un prezioso liquido che non deve mancare mai nelle case di nessuno, e l'abbiamo risolto con TT. Mi sono impegnato in tante cose nel mondo dello sport. Poi ho visto Mimmo, dice: ma non abbiamo una squadra. Là. Ricordo, eravamo ancora che sempre allo stadio comunale. Allo stadio comunale, ci vedevamo sempre. Eravamo ragazzini, lui aveva una 500. Siamo andati a Catanzaro, per portare i documenti a Catanzaro, per fare la strada, la squadra d'Africa. Noi eravamo giovanottini, studentelli, e diciamo la verità, non avevamo le risorse per poter, e gliel'abbiamo consegnata a persone che per bene, che ora praticamente siamo alla promozione, e la promozione non ci ha abbandonato. Con Giochino, con l'avvocato Versace, che è stato un uomo laborioso, sempre impegnato in prima linea, diciamo la verità, e quindi sì, ora stiamo facendo questa grande avventura, penso che la porteremo avanti, non ci mancano le esperienze, però già stiamo incominciando a raccogliere dei frutti, vediamo, perché ti dico la verità, le nostre potenziali sono i giovani sono vicini a noi, i vecchi stanno un po', però i giovani stanno vicini a noi, serve come dicevamo prima l'entusiasmo dei giovani, siamo proprio nella parte finale, dobbiamo chiudere. Allora io voglio intervenire, perché Santo Rocriaco ogni volta che parla mi commuove. Ha parlato con lei col cuore, è veramente stato lui a spingermi in questa avventura, e mi emoziona quando parla così. Ti voglio dire una cosa, io attualmente sono il presidente onorario dell'Africa, tu forse non lo sapevi, io quando mi vedo l'Africa la sento la partita, e domani sarò a Catanzaro, l'Africa gioca col Caraffa, io quando termino... Non è stata una partenza, diciamo... Ma l'abbiamo rafforzata. Sì, adesso è rafforzata. Abbiamo una bella squadra. Diciamo che l'obiettivo è quello della permanenza. Della permanenza. E allora ti voglio dire, quando vedo l'Africa io ancora, a fine di partita mi fa male la testa. C'è un carico di tensione, io domani sarò a Catanzaro, sarò al seguito della squadra. Io non ho mai abbandonato la squadra, noi abbiamo una bellissima squadra, abbiamo costruito una forte squadra, abbiamo un grande presidente, abbiamo anche un grande allenatore, e io penso che se faremo l'amministrazione, se saremo eletti, se sarò io a guidare il comune nei prossimi anni, io credo che se faremo il campo, e sono sicuro perché col campo io adotterò, diciamo, il cosiddetto decreto semplificazione, e quindi se riusciremo punteremo sicuramente a fare una grande squadra, perché abbiamo le potenzialità. Santoro, vuoi aggiungere altro? Sì. Poi salutiamo che siamo nella parte finale. Io voglio pure, come ha detto Mimmo, voglio pure spronare gli africesi con vero cuore di andare alle urne, che è importante per dimostrare ai nostri... Non ci sia assenteismo, questo è importante. Sì, è importante, perché c'è un allontanamento ormai. Perché se no significa che ci manca la democrazia. Sì, certo. Lo Stato ci dà poca fiducia, perché dice: come non vanno a votare, e noi abbiamo molta fiducia. Benissimo, ce l'abbiamo con affetto e con vero cuore.
Bene, grazie. Io saluto i miei paesani, le saluto con cuore e nuovamente vi dico andate a votare perché è molto importante. Avete trovato no due anziani e due giovani accanto a voi. Grazie Santoro, Criaco, grazie a Mimmo Modafferi, presenti qui nei nostri studi per questa puntata di Al Voto, di presentazione di quello che è questo progetto Africo in Alto con Mimmo, dunque candidato a sindaco, Mimmo che ci tiene a riportare Africa in alto con la sua lista. Noi ci ritroveremo nelle prossime puntate di Al Voto, anche perché avremo anche altri confronti, avremo anche l'avversario di Salvatore Valerioti che ha lasciato lo studio e anche l'avversario di Mimmo Modafferi, e dobbiamo conoscere bene anche l'avversario per questa tornata elettorale, ricordiamo, del 7 novembre, Africa che finalmente esce da questo commissariamento di oltre 23 mesi. Vi ringraziamo per averci seguiti in questa nuova puntata, vi auguriamo una buona visione di quelle che saranno le trasmissioni della nostra emittente. Buonanotte a tutti.